Bene, possiamo iniziare i nostri lavori ed è con grandissimo piacere che dichiaro aperti i lavori della 42esima conferenza dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali, AISRE. Purtroppo siamo di nuovo in questa modalità. Avremmo dovuto essere nella splendida Salento e nella splendida Lecce. E invece, di nuovo le condizioni sanitarie che avevamo di fronte ad aprile e che pensavamo potessero evolvere in un certo senso, ci hanno fatto pensare che era assolutamente impossibile un incontro così vasto e numeroso in presenza. È stata ammetto, una scelta molto, molto sofferta, perché nessuno di noi aveva voglia di ripetere l'esperienza dell'anno scorso, nonostante fosse stata, come dire, un'esperienza dal punto di vista scientifico piacevole, restano tagliati fuori gli aspetti più interessanti, più piacevoli, che fanno sì che ci si senta una comunità, che sono quelli degli incontri personali, dei coffee break, delle cene sociali e perché no, delle belle passeggiate nelle città meravigliose che ci ospitano e francamente questa storia di non riuscire ad andare a Lecce mi è sembrata, ci è sembrato a tutto il direttivo, è sembrato a tutto il direttivo una presa in giro, una beffa del destino. Pazienza, ce ne siamo fatti una ragione e soprattutto è costata di nuovo un'organizzazione prima in un certo senso e poi nell'altro al direttivo. Comunque il direttivo è qui per questo, per organizzare le conferenze, perciò abbiamo di nuovo optato per una scelta di questo genere che se come dire, ci priva degli aspetti più belli, almeno ci permette di confrontarci scientificamente. Tuttavia, io ho sempre l'impressione che questo Covid abbia un po' allontanato l'associazione dai suoi soci. E noi siamo stati eletti all'Aquila 2 anni fa, nella splendida L'Aquila, ci siamo incontrati come direttivo una volta a Roma, per poi non vederci più se non online e vedere i soci, incontrare i soci in questo modo. Io ritengo che sia, come dire, qualcosa di cui tutti soffriamo, ma che dà l'impressione di un distacco ancora più marcato tra il direttivo e quello che il direttivo fa con i suoi soci. Ed è per questo che mi permetto di prendermi un po' di tempo prima di iniziare i lavori per aggiornarvi, per chi fosse interessato, di quello che sui grandi temi sui quali stiamo lavorando e in cui stiamo tra un po' trasformando la nostra associazione. Ecco, in modo tale che, come dire, poi verrà tutto rispiegato in modo approfondito dal nostro segretario scientifico Cristina Bernini nell'assemblea che vi ricordo essere domani sera alle 18:15, ma di nuovo come presidente vorrei come dire, farvi partecipe di quelli che sono quello che è il nostro programma e dei nostri punti programmatici che abbiamo fin dal primo momento e che sono stati complicati dalla situazione Covid, come tante altre cose. Ma il direttivo ha innanzitutto si è posto il problema di modernizzare questa associazione. Tanto è stato fatto dai predecessori, attenzione, non voglio togliere niente a chi è venuto prima e anzi ci ha regalato un'associazione che è un gioiello. Però è evidente che qualsiasi persona che vada a un posto di questo genere si pone degli obiettivi. L'obiettivo è stato quello della modernizzazione. In che senso? Nel senso, per esempio, del nostro statuto. Noi abbiamo uno statuto che non tanto in termini di sostanza, quella funziona, le cariche sono ben specificate, funzionano, il presidente ha un certo compito, il segretario ha altri, eccetera, eccetera, tesoriere, tutto è molto chiaro. Ma per esempio nella partecipazione dei soci al momento più importante e democratico che è quello delle elezioni. E ancora lo statuto dice che non possiamo che farle all'interno della nostra
conferenza e il voto non può che essere di persona. Questo taglia via una serie di possibilità di chi, per esempio, in quel momento non può essere presente, viene il primo giorno e scappa prima del momento delle elezioni. Abbiamo cercato di ampliare, no, all'Aquila, abbiamo allargato il momento del voto, ma di nuovo non catturiamo veramente quello che la base sociale vuole. E questo vuol dire passare a un voto elettronico e a delle candidature che si presentino in un lasso di tempo molto più lungo. Ecco, tutto ciò lo si può fare solo se lo statuto lo prevede e il nostro statuto non lo prevede. Perciò cambio di statuto sotto queste forme e questa possibilità di nuovo di avere più partecipazione da parte dei soci perciò abbiamo rivisto lo statuto. La revisione dello statuto è pronta, è stata approvata in direttivo, abbiamo aspettato l'anno scorso a portarlo, perché eravamo in forma in questa forma all'approvazione dell'assemblea dei soci, di nuovo sperando in quest'anno in una presenza, di nuovo non siamo riusciti e a questo punto non abbiamo che da passare a un'assemblea straordinaria, che vi pregherei di tenere presente, poi faremo in modo che i soci siano ampiamente informati, ma tra ottobre e novembre faremo un'assemblea straordinaria in presenza di un notaio con la possibilità di votare, no, con loro un punto all'ordine del giorno, che sarà quello della votazione del cambio di statuto. E questo, secondo me, ci renderà un'associazione più moderna, più snella, più presente alla... io ho citato sulle votazioni, ma ci sono altri aspetti, di nuovo più di forma che di sostanza, ma importanti perché l'associazione funzioni. Altro elemento sul quale abbiamo lavorato molto, sono i canali editoriali. Noi abbiamo avuto e abbiamo da sempre la nostra collana AISRE, che funziona, di Franco Angeli, che è un libro scientifico che raccoglie alcuni dei contributi che sono presentati a ogni conferenza. Dall'altro abbiamo la rivista di Scienze Regionali che, come dire, prosegue il suo iter, anzi ogni anno ha bisogno di un numero in più per allocare i contributi che arrivano, per evitare una coda troppo lunga, e perciò questo è solo segnale di successo e di interesse da parte dei soci pubblici, soci non solo soci, perché è molto quotata anche all'esterno dell'associazione, di pubblicare su questa rivista. Abbiamo, come dire, di nuovo voluto aggiungere dei canali più moderni e con un taglio diverso, che sono da un lato una rivista che sia un forum di dibattito, non è una rivista scientifica, è una rivista appunto, che è un forum di dibattito, una rivista dove ci sono pezzi molto brevi, corti, che siano sui temi di dibattito, di policy o di trasformazioni del territorio e che possano essere di interesse ai policy maker, ai tecnici, eccetera, eccetera. Questa rivista è una rivista online, si chiama DITE, che è un acronimo per dinamiche territoriali, cioè vuole ospitare tutto quello che è la trasformazione, i problemi e le sfide e le complessità che ha e che generano le trasformazioni territoriali. Dall'altro abbiamo aggiunto quello che è un ebook, una nuova collana ebook edita da Donzelli, e perciò abbiamo un editore serio che pubblica ogni anno un volume. Di nuovo, non vuole essere, no, e non vuole fare concorrenza al volume di Scienze Regionali tradizionale di Franco Angeli, che è scientifico, ma vuole essere più un volume che raccolga un dibattito, anche questo molto snello, molto come dire, di.
molto divulgativo, a carattere divulgativo su temi importanti. Su queste due nuove novità abbiamo delle sessioni, su ognuna delle due, dei due nuovi canali abbiamo una sessione dedicata durante la conferenza, nella quale potete capire di più quello che è il nuovo canale, come avviene e che cosa sono già i prodotti che sta pensando di svolgere. Poi è un direttivo che ha dato molta importanza ai giovani e perciò molta importanza alla presenza dei giovani che in questa conferenza si è allargata notevolmente e abbiamo lanciato scuole estivo, invernali, dipende dal periodo in cui le facciamo, ma comunque scuole sulle scienze regionali, su vari temi. Ne abbiamo già fatte due di successo, una all'Università Bicocca di Milano e l'altra all'Università di Padova, e faremo, ed è in programma, e lanceremo quella invece presso il GSSAI di L'Aquila, che sarà in programma per il 2022. È un qualche cosa che secondo me è da fare, c'è domanda. Infatti abbiamo sempre più di 25-30 studenti, è un momento di grande possibilità per i giovani di incontrarsi tra diversi dottorati, facciamo parlare anche diversi studenti di diversi dottorati, di diverse esperienze, di diverse provenienze, anche e non solo italiani, ma anche esteri, perciò i professori sono per la maggior parte, non solo di nuovo, ma anche colleghi esteri, perciò la possibilità per i giovani di conoscere le attività, i professori che magari hanno, di cui magari hanno letto gli interventi. Abbiamo riorganizzato il sito, anzi fatto un sito nuovo, ecco qui sembra, come dire, qualche cosa di particolarmente solo tecnico, ma in realtà c'è dietro un lavoro notevole e abbiamo, lo avete sperimentato per la conferenza, siete entrati in questo nuovo sito che secondo me è molto moderno, molto user-friendly, se lo capisco io lo capiscono tutti, perché non sono certo una grande amante di queste cose, invece devo dire che trovo tutto immediatamente e sono proprio il classico esempio di un socio sotto la media e perciò se riesco io a apprezzarlo, penso che lo apprezzi la maggior parte di noi. Abbiamo fatto una revisione della situazione finanziaria e fiscale tutta l'attività dell'associazione. In alcuni casi alcune cose erano rimaste indietro, abbiamo ereditato un po' una situazione complessa da quel lato lì e di nuovo abbiamo sciolto parecchi nodi, parecchie situazioni, un po', ma questo, come dire, è burocrazia spicciola, ma importante, ecco, e che porta via molti tempi. Abbiamo rilanciato il rapporto con tanti soci storici, anche soci collettivi, abbiamo ristrutturato legami con tanti enti che si erano un po' allontanati, magari solo per inerzia o per mancanza di contatti, grazie a membri del direttivo che si sono proprio occupati di questa parte, li abbiamo recuperati, gli abbiamo dato spazio, li abbiamo dire, portati tra noi di nuovo e li abbiamo ampliati. Per non parlare poi delle collaborazioni rafforzate con associazioni sorelle, abbiamo fatto sessioni dell'AISRE presso la SIEPI quest'anno, che è la società di economia politica industriale, e presso la SIE, e intendiamo procedere, l'anno venturo, che adesso era tardi, ospitare loro nella nostra conferenza e soprattutto ampliare verso altre associazioni sorelle che ci sono e che senz'altro possono essere interessate a uno scambio. Infine, e qui è veramente qualcosa di cui sono veramente contenta, abbiamo lanciato legami stretti con enti internazionali di ricerca molto importanti. L'esempio qui è il JRC di Siviglia, con il quale abbiamo organizzato questa conferenza e non solo, anche dal punto di vista scientifico, come avremo una prima tavola rotonda dove addirittura avremo il direttore del JRC di Siviglia, che è il dottor Michael Landapaso,
che presenterà, appunto risponderà a delle domande che porrò, ma poi abbiamo anche organizzato delle sessioni parallele insieme. Questa è una collaborazione, secondo me, che non può che giovare all'AISRE. Ammetto infine che c'è anche un supporto finanziario che il JRC in modo molto generoso ci ha dato, perché una conferenza online costa, è una cosa che uno magari non pensa, ma costa, e l'AISRE, grazie al supporto del JRC, si è potuta permettere, si spera, che regga tutto, una buona, anzi direi ottima, vedremo poi, lo dovremo dire alla fine dei 3 giorni, struttura di rete molto, molto, molto buona. Perciò, ecco, dopo passerò la parola al dottor Andrea Conte, per darci, che è del JRC, per darci il benvenuto. Veniamo invece a questa conferenza, prima di lasciare la parola. Ecco, questa conferenza è, temevo francamente, una debacle. Perché? Ma a parte io sono un po' pessimista, ma comunque avevamo lanciato la call for paper per Lecce. Avevamo illuso, compresa la sottoscritta, era bella, molto illusa di arrivare in questi giorni a Lecce, e invece a Lecce c'è solo il nostro Andrea Conte che ci parla da Conte, ma noi siamo tutti a casa nostra o nelle nostre sedi universitarie. Questo è un gran peccato, e pensavo che questo, come dire, facesse allontanare i nostri soci, e invece a discapito temevo, ma in realtà temevo in modo sbagliato, e infatti siamo una conferenza che credo sia la più numerosa nella storia dell'AISRE. Abbiamo raggiunto 430 presentazioni, 430, siamo, come dire, la metà dell'ERSA, per dire, come presentazioni, e l'ERSA rappresenta 27-28 paesi, se vogliamo metterci ovviamente l'Inghilterra e non parlare solo dei paesi membri. Perciò 430 paper, abbiamo 87 sessioni speciali, poi va bene, abbiamo le sessioni plenarie organizzate, che sarà quella che seguirà questa presentazione, e poi la Lectio Magistralis di Scienze Regionali, dove avremo un ospite molto interessante che è Lisa De Propris, ma soprattutto su un tema che a me è molto caro, perché è un tema poco studiato, e cioè i cambiamenti e le trasformazioni socio-economiche dovute alla grande rivoluzione delle tecnologie 4.0. Ecco, poi avremo di interesse le novità editoriali, le sessioni sulle novità editoriali dell'associazione, come la rivista Dite e l'ebook dell'AISRE pubblicato da Donzelli, e avremo una sessione sui premi di dottorato, del miglior paper del giovane ricercatore, a cui tengo molto, perché il futuro dell'associazione è senz'altro e solo in mano ai nostri giovani. Vado velocemente alla chiusura. Devo dire che questo successo, no, ci ha portato a quello che io chiamo una crisi di successo, cioè ci eravamo pianificati 12 aule virtuali rispetto alle 9 dell'anno scorso. Ecco, le abbiamo riempite tutte, addirittura riempite, e qui faccio un mea culpa all'inverosimile, per allocare tutte le presentazioni che avevamo accettato, i lavori che avevamo accettato. Questo porta al fatto che avremo poco tempo per il dibattito. Non ci piace, non mi piace, è stata l'unica soluzione possibile all'ultimo momento. Prego fin d'ora chi ascolta, i presidenti, eccetera, di far mantenere i tempi, perché altrimenti va a scapito del dibattito. Faremo in modo che l'anno 21 questo non avvenga. L'anno 21, una parola ancora su questo e poi cedo la parola. Bene, l'anno 21 abbiamo già deciso, il direttivo ha deciso che l'associazione farà la conferenza al Politecnico di Milano. Perciò veramente spero di potervi ospitare fisicamente della sede. Abbiamo già organizzato e prenotato tutta un'ala della sede di Piazza Leonardo da Vinci a Milano, e spero veramente, ricordo che
la prima volta che Milano nella storia dell'AISE ospita una conferenza, perciò credo che sia, come dire, ora che Milano si metta in gioco, e con Milano intendo dire la Lombardia, perché la mia intenzione è che nel comitato promotore ci siano presenti tutti i nostri, come dire, importanti soci che fanno parte delle varie università e che possano essere parte, aiutare a promuovere. Sia un grande momento di confronto degli studi, grazie anche al motore della Lombardia che dovrebbe generare qualche cosa di interessante. Perciò vi aspetto tutti l'anno venturo a Milano e credetemi, è con grande piacere e con grande emozione che passo la parola al mio collega e amico Andrea Conte che rappresenta il JRC e che ringrazio moltissimo. Prego Andrea, la parola è tua. Grazie, grazie Roberta. Solo pochi minuti per segnalare innanzitutto l'eccellente collaborazione che abbiamo avuto con l'AISRE, di cui siamo molto orgogliosi e contenti, perché è la prima volta in assoluto che il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea crea questo partenariato con le associazioni nazionali. Ed è importante che sia con l'Italia, proprio per l'importanza che la sezione italiana riveste nel contesto europeo. Non è l'unica, perché anche quest'anno a novembre a Madrid svolgeremo una collaborazione congiunta anche con l'associazione spagnola. Speriamo, siamo convinti che non sarà l'ultima volta, ma sarà semplicemente l'inizio di un percorso comune, perché valutiamo strategicamente la collaborazione tra la nostra istituzione e società scientifiche come l'AISRE. Il Centro Comune di Ricerca è il servizio scientifico interno della Commissione Europea. Noi offriamo supporto basato sulle evidenze scientifiche alla legislazione, comunitaria, ma anche supporto a stati membri e autorità regionali. Lo facciamo attraverso la ricerca diretta in vari ambiti, non solo l'analisi socio-economica che svolgiamo nella nostra sede a Siviglia, in Spagna, in Andalusia, ma anche in tante altre discipline che vanno al di là dell'economia, dalla fisica alla medicina. Ricerca diretta, ma anche ponte tra le comunità accademiche, i think tank e le società di consulenza. Ponte per comunicare e supportare legislazioni di policy quanto più trasparenti, efficaci ed evidence-based. In questo senso, date queste due mission, il partenariato con società come AISRE è fondamentale. E diventa fondamentale nel contesto italiano non solo per le sfide classiche che abbiamo davanti, quelle dello sviluppo, dell'equità territoriale, tipiche anche di un paese come l'Italia, ma anche alla luce delle novità legate alla crisi che ci fa essere online per il secondo anno consecutivo. Noi negli ultimi mesi siamo stati molto impegnati, per esempio, nello studio degli effetti territoriali, delle nuove catene del valore, delle nuove forme organizzative del lavoro, con impatti territoriali che non sono banali in un certo senso, oltre al lavoro classico di valutazione delle politiche. Quindi semplicemente chiudo ringraziandovi, felice di questa 3 giorni ricchissima. Basta, diciamo, leggere i numeri, consultare un programma ricco nei temi, ricco nel numero di partecipanti, e quindi voglio chiudere con un invito, ma anche una constatazione legata esattamente alla 3 giorni che abbiamo davanti a noi, che è quello di non confinare i temi territoriali nei confini classici dello studio dell'economia regionale. La nostra esperienza, l'esperienza che voglio condividere con voi, è che c'è una grandissima richiesta, soprattutto di policy, perché il nostro ruolo è quello di essere ponte tra le due comunità in tutti gli ambiti, anche in ambiti meno immediati per gli economisti regionali o per coloro che lavorano sull'economia territoriale, dalla politica fiscale alla politica dell'innovazione, dalla politica ambientale ai temi della competizione nel mercato interno. C'è richiesta di analisi territoriali, perché molte politiche, benché non comunicate da un punto di vista territoriale, hanno importanti effetti territoriali. E in questi anni abbiamo aumentato straordinariamente sia la capacità di dati, di raccolta di dati, sia gli strumenti di analisi. Non è un caso che presentiamo in questa conferenza 2 sessioni specifiche, esattamente in cui offriamo alla comunità
Una descrizione dello stato dell'arte sulla modellistica, sulle analisi, sui nuovi dati input-output, perché pensiamo che questo possa permettere analisi che erano impensabili solo fino a pochi mesi fa. Quindi un'occasione come questa conferenza, questi 3 giorni, serve a confrontarci e avanzare tutti insieme verso una maggiore consapevolezza e temi comuni, sperando di essere utili alla comunità scientifica, ai policy makers a cui offriamo la nostra conoscenza e il nostro lavoro, e con la speranza che quest'anno la conferenza in virtuale diventi, come la Presidente Cappello indicava precedentemente, in presenza il prossimo anno, e quindi l'occasione di rivederci dal vivo. Grazie. Grazie Andrea, lo speriamo veramente molto, infatti anche l'anno venturo contiamo nella collaborazione del JRC e nella presenza fisica del JRC. Chiudo questa prima parte della mattinata spendendo un ringraziamento particolare al mio direttivo. Sono veramente orgogliosa di collaborare con colleghi che hanno assunto dei compiti 2 anni fa, quando sono stati chiamati eletti, e li stanno portando avanti senza, come dire, nessun tipo di spinta, ma con la volontà, con la voglia di fare, con la collaborazione, iniziando dal segretario Cristina Bernini, brillantissima collaboratrice, persona. Stamattina alle 6:30 era già in pista, tanto per dirvi, ed era già sul pezzo. Pensavo di essere la prima, no, ero la seconda, va bene. Ero dopo di lei. Il tesoriere Maruska De Castris, che si è data e si sta dando un grande affare, ma non posso nominarli tutti e 15, ma non ce n'è uno che si sia tirato indietro in qualsiasi compito, dai più elevati ai meno graditi, che sia stato dato loro. Perciò, se l'associazione e la conferenza funzionano, è grazie a tutti i membri del direttivo.